Il quartiere Madonnella di Bari si trasforma in una galleria a cielo aperto, sculture, dipinti, fotografie, installazioni, il tutto allestito sui balconi degli appartamenti all'incrocio tra via Dalmazia e via Spalato. Si tratta della prima mostra d'arte da balcone, una collettiva intitolata Il mattino all'ora in bocca, nata da un'idea del curatore Francesco Paolo Del Re e organizzata da Loredana Savino e Matteo De Napoli. 5 giorni di festa d'arte offerta gratuitamente alla città e 5 giorni di performance. Perché noi abbiamo pensato che questo incrocio deve vivere non solo con le opere d'arte sui balconi, ma anche facendo succedere dal vivo tutte le sere delle cose per strada. Quindi abbiamo performance artistiche, poesia, serigrafia d'arte e alla fine un gran ballo finale. Insomma, sarà una vera e propria festa imperdibile non solo per gli abitanti di Madonnella, ma per tutti gli abitanti di Bari. Tantissimi gli artisti, ben 43, le cui opere esposte sui balconi e estese all'aria aperta come si mette il bucato ad asciugare nelle belle giornate, potranno essere ammirate fino al 1° settembre da chiunque passi per strada. 43 folli che hanno accettato l'invito di esporsi sfacciati sulle facciate dei palazzi e abbiamo cose di dimensioni enormi, insomma, che probabilmente in uno spazio chiuso, in un museo, in una galleria non entrerebbero. Abbiamo un dittico fotografico di 4 metri di base per ogni foto, abbiamo un'imponente installazione di Pierluca Cetera al centro dell'incrocio con un incidente stradale che però evoca i disastri delle guerre, abbiamo il grande zero di Daniela Corbascio che ci ricorda che non c'è più tempo, il tempo è scaduto. E poi abbiamo il trittico di Natascia Battista con il suicidio, abbiamo un altro trittico di Donato Trovato, insomma tantissime cose bellissime, dalla fotografia alla scultura, all'installazione e poi alle performance dal vivo. L'idea era quella di inaugurare, essendo noi dei collezionisti d'arte, degli appassionati anche d'arte, ci ha incuriosito l'idea e la proposta di Francesco di allestire i balconi e ospitando degli artisti. E la cosa più interessante è che questa manifestazione, la prima edizione, ha incuriosito gli abitanti del quartiere, tanto da spingerli a proporsi e a dare la loro disponibilità per altre eventuali edizioni della mostra. E così è stato. Abbiamo avuto l'anno scorso, ci siamo allargati un po' di più su tutti gli angoli tra via Spalato e via Dalmazia. E quest'anno ancora di più perché gli artisti sono tanti, tanti di più e siamo anche saliti molto più in alto, non solo più al primo piano. E quindi abbiamo incontrato il piacere, l'interesse e la curiosità del quartiere verso l'arte contemporanea.